A Madrid ci siamo. Ci stiamo, primo step. Forse, forse ce la facciamo anche a quel giro, Speriamo, speriamo, dai. Per adesso stanno imbarcando dal 12 al 40. Combatteranno anche noi, dai. Vediamo. Tanta roba che c'è in fondo, io attaccavo. Ancora vedrai. È in fondo. Strada facendo. Questo è un pesce. Vai tranquillo. La tira la mula, vai? Vai? Se no mi chiamano prima. Piano, Me la vedo che hai niño, guida. Vai Matteo, vai Matteo! Locomotiva! Allora, raghi! Raghino, vai! Raghino, vai! Adam! Ciao! Matteo! Eccoci! Io! Ciao! Sta trabacando con l'atun! Ma è Mariano, Raul è... Ah, ok. La maglia la deriva ahí, aspetta, Adam, che passa? Aquí stiamo. Che passa? Aquí stiamo. Ma che un big guy? Un big guy 50 kg, credo. Sì? Matteo. Credo, Non sono sicuro. Mamma mia. Chi è Matteo? Mamma mia, io... Chi è mamma mia? Mira, bella cagna, si è seconda. Io una roba così me la sarei mai immaginata, ma... Come no? Poi te l'avevo detto, Sì, sì, te me l'avevi detto, ma fino a che non si vede io... Io lo dissi a esso, vada, da, lui, non ho problema, ok. No, da solo non si può fare. No, non è vero, dai. Vero, da guarda. ¿Te acuerdas cuando salimos del puerto que te dije? Lo que te imaginas, el doble. Domani mattina, el doble. Sí, sí. ¿Dónde? ¿Es o no es? Sí, sí, guarda. Vieni, vai, ti do un po' il cambio. Vamos ya. Sí, sí. Dai, Matteo. Dai, Matteo. Ciao, buongiorno. Buongiorno. ¿Qué pasa? ¿Pasa? A ver si se ve ese color. Sí, sí. Queda poquito. Creo que sí. El tiempo está muy bueno. Sí, sí, sí. Hoy sí, perfecto. Y Matteo, ¿dónde te veo? Está perfecto. Sabes que Matteo está trabajando bien. Sí. Patrón, ¿qué? Ahí estamos, que no fallamos, negro, que no fallamos.
Bien, sí, Mateo, bien, eso es. Respeto, respeto. Tiene Adam. Adam. Vamos a sacar un. Sí, retorno, Mateo. Retorno. Vai. Retorno, Mateo. Vai. Vai, si corta, perché se non muori. Se non muori. Certo, no, non tocca nada. Se va. Guarda che mostro! Guarda come va! Matteo, tipo! Grandi, io da solo non ce l'avrei fatta, grazie! Te lo ricorda? La turna roca, Matteo, Lo ricordo! Non lo voglio dare nulla! La canna, contro la via, bene! Senti, allora Matteo, che dici? Guarda, sensazione a caldo. Sensazione a caldo, roba allucinante. Io una cosa così non l'avrei mai pensato, sinceramente. Te lo immaginavi grosso in quel modo? Grosso, ma con questa potenza qui, continua dal primo effetto fin da ultimo, non molla mai. Ma che cazzo, è mio pesce. Questo è il re del mare. Il re del mare per lo spettacolarità del isaggio, la roba lì. Ma il tonno rosso è in, non ha arrivato. Una cosa incredibile davvero. Di magari chi vuole intraprendere l'esperienza da solo, se no, deve allenare bene. L'esperienza da solo a parere mio, che comunque mi ritengo piuttosto allenato, però poi vabbè, so anche il mio peso, sono 70 kg. Però a un certo punto ti inizia dolori dalle gambe, la pressione sulle gambe diventa. La pressione sulle gambe diventa. Cazzo, guarda, qua. Il tiro modificato. La doppia imbottitura, sì. Il tiro modificato. Secondo me, cioè, da solo veramente non. Poi ci sarà chi ci riesce. No, sì, qualcuno ci riesce, ma molto cielo, però ti mette alla prova veramente. Donna buona. Incredibile. Esperienze fantastiche. Esperienza da 10. Consiglio a chiunque una volta nella vita. Poi uno o due bastano, perché. Uno o due bastano, ma una volta nella vita è da vivo. Spettacolare. Vai, grazie, a dopo. Grazie. Ciao. Gianluca, il comandante. Vi tiro, che c'è? Io, non c'è che. Come? C'era hambre? Hambre! Trabajo, trabajo! No, no. Davvero. Che passa, Matteo? Scatti, vieni. Matteo, via. Oh, che passa? Non ti puoi cagare, io vado sul dito. Ciao! Belli, buona Pasqua! Buona Pasqua! Dalla Canaria! Buona Pasqua! Poppa, mira, mira, mira! Matteo, hai tirato un giant! È un sottilito! E non tiri un cipito! Non è che un cavello! Eccoli, color! Non è che un cavello, no? No! Per lui basta che mi dica color tienela vamo Matteo, vamo Matteo, vai vamo, venga, vai, vamo Matteo, venga, vai vai, vai, ti tengo io, vai tranquillo. È un po' storto, ma insomma. Vai, vai. Metti la seconda. Sì. Vai. Sensazione. Sensazione big guy. Ma si impegna anche il big guy. Non è che viene su come una sveglia, Sì, sì, perché il big guy è grande, completa, sì, è spettacolo, è quello che io
estaba grande, ¿eh? Sí. Y por lo menos 90, 100 kilos seguro. Es que propio. Sí, sí. ¿Cómo le caña? Vale, Raúl, vale. Pilla il leader, ok, apri la frizione a mezzo, metti la frizione a mezzo, recupera il tiro man mano che lui lo va attivizzando, ecco. Passito nero, passito, Non ti passito. Una, due, tre. È più di 100 kg. 80 con lei. 890, sicuro, 80, 90, grande, buona, bonita, non riesce a fare anche uno, io sono costretto a mettere un braccio per fargli fare leva, lo cambia e apriamo la tensione, un cazzo che fa tanto per la canna, lo stai, ho le full drag. Strappa la canna dalle mani come se niente fosse. Matteo, ragazzi, ma non è dietro con le spalle, fa col culo. La bagna arriva con furore. La pizza la canna. Ok. Tutte e due le gambe devono tirare, Matteo. Su veloce. Matteo, grande Matteo. Sei storto con i piedi, Matteo, sei completamente storto. Male. Un peque ¿Sí? Te puede morir. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Ah, ok. 250 preferito. Quanto era? Meno 2,40, 2,50. Sì, era un po' più vicino di quello di ieri. Stavo io in vivo. Sì. Ah. Non era buono. Buon trabacco, eh?
Quanto? Quanto minuto? 40 alla meno 10. 40 minuti. 45 minuti. Full drag. Full drag con 45. 45 minuti. Questo era un po' più piccino, un po' più piccino. 240 250, però insomma. Bene, bene, bene. Equipo numero uno. Equipo! Numero uno. Questo è che non abbia fatto uno pequeñito e rapido. Beh, allora Matteo, questa esperienza qua com'è andata? Allora, questa esperienza è andata da 10. Mi sono trovato benissimo, certe da Dio, persone gentili, professionali, serie, alla mano e simpaticissime. E questa è la prima cosa. A livello di pesci, che dire? Va provato. Piccoli, grandi, pesci fuori scala. Ma tu te li aspettavi così o è una cosa del tutto nuova? No, è un'esperienza del gigante, non l'avevo mai fatta. Le esperienze di tonni nostrani, dei pesi che conosciamo tutti, sì, ma questo è un altro pianeta. Altro pianeta, altra storia. Così non avrei pensato, sinceramente. Sono cose che fino a che non vedi, non riesci a. Che non vedi non credi, perché per quanto ti possa raccontare, però un conto è viverle trasportate, un conto è viverle di persona vedendo e soprattutto essendo attaccata alla canna, perché la sensazione è quella che non è che prendi il tonno, è lui che prende te fondamentalmente. Ma infatti dimmi un po', sti carichi di frizione così? Questi carichi di frizione sono praticamente a un passo, cioè cioè più di così non si può, perché poi ti diventi un'ostia, diventi, le gambe ti si massacrano, cioè carichi di frizione sono veramente elevati. Un po' di preparazione fisica sicuramente ci vuole, però poi è anche impensabile poter tirare questi animali dall'inizio alla fine, insomma, da soli, cioè ci vuole un cambio canna che diventa obbligatorio, perché per quanto poi uno possa imparare anche il movimento giusto, però ci sono carichi veramente elevati. Esperienza comunque che io consiglio a qualsiasi pescatore appassionato da fare almeno una volta nella vita. Sono pesci che ti segnano e che ti lasciano un ricordo indelebile? Sono pesci che ti segnano, sì, sono esperienze che ricorderai per tutta la vita, perché sono veramente potenza della natura, proprio uno spettacolo della natura, insomma, è qualcosa. Anche perché oggi così, giusto per scherzo, abbiamo allamato. Oggi per scherzo non lo volevamo, perché eravamo già sazi, quindi volevamo soltanto il big eye, ci accontentavamo tranquillamente di big eye, qualunque taglia fosse. Ce n'era uno di patudo in zona. Fra l'altro cavalla anche piccola, quindi ha mangiato, è partito con una cattiveria, e poi alla picca, che sono partiti tutti più o meno orizzontale, quindi andando via e costringendo poi anche la marcia indietro per il recupero del filo, questo è partito con un filo a piombo. Ha svuotato il mulinello. Con una velocità, ha toccato 500 metri. Sembrava che invece di 20 di frizione ce ne fossero due. Poi alla fine è scoppiato tutto e tutti abbiamo detto: ah, che culo! Meno male, perché era un pesce che probabilmente non era pescabile. Infrenabile. Però questo è pure il bello di. Però questo è pure il bello dell'avventura con Zambolo. Parte, certo, no. Quindi. Va bene allora, dai. Tanta roba, consiglio a tutti un'esperienza di questa natura. Chiunque sia appassionato di pesca, un'esperienza che è da fare, perché è da fare. Perfetto. Un abbraccio, Matt. Ciao ciao. Grazie a voi.